Ora, prima erano 15 minuti, poi sono andati 13, adesso 10, quindi devo occuparli. Guardando il voto Brexit, caro Salvini, l'unica cosa che genera come reazione è, compreso quello che è stato scritto, che non bisogna far votare su queste cose importanti il popolo, è l'establishment non ha capito nulla. Non hanno ancora adesso capito nulla. In gioco del Brexit non è l'uscita dall'Europa. Questo non è un voto anti-Europa, è un voto contro establishment, incapace, che sta gestendo l'Europa. Allora, in 15 minuti io non posso dire qual è una politica economico-demografica, vi faccio solo capire quali sono le basi per riflettere. Scusatemi, sarò provocatorio, perché, e quindi chiedo perdono se userò toni provocatori, che magari saranno un po' troppo provocatori. Io non ho nessuna stima della classe politica, per quello che ha fatto e ha dimostrato di saper fare. E vorrei dimostrarvelo, mi piacerebbe molto potervelo dimostrare. La prima provocazione è: oggi nessun strumento per fare politica economica e sociale è conosciuto. Sono talmente cambiati negli ultimi due decenni i fattori con cui si gestisce una soluzione di sviluppo economico nel mondo occidentale e nel mondo globale. Sono talmente cambiati i fattori di successo e i meccanismi che nessuno è in grado di conoscerli tutti nel loro insieme. E siccome sono correlati, qualsiasi decisione si prende si provoca degli errori. Vorrei soltanto farvi un esempio. Se oggi, se io vi domandassi, se in questo momento l'Istat vi dicesse che sono aumentati i consumi nelle ultime settimane, voi sareste contenti? Probabilmente sì, dite. Oh, l'economia riprende. Bene, vi do un motivo per fare una riflessione su perché vi ho detto prima che gli strumenti non sono conosciuti. Il 60% di tutto quello che noi consumiamo è importato dall'Asia. Se aumentano i consumi, aumentano le importazioni e aumentiamo lo sviluppo economico in altri paesi. Se invece in alternativa facessimo risparmio, quindi l'alternativa al consumo è solo ed esclusivamente il risparmio, noi andremo a depositare il nostro risparmio sulle banche. Lasciamo stare che siano gestite bene o male, ma le banche oggi rappresentano, hanno una fame di risparmio che è enorme, i giornali non lo spiegano. E il risparmio diventa la base monetaria per fare finanziamento al credito delle imprese. Quindi, se oggi lo strumento consumo o risparmio è messo in discussione, già vi dà un'idea di quali sono gli strumenti di cui non conosciamo. L'accumulazione del reddito, la distribuzione del reddito in Italia, la crescita economica, il rapporto risparmio-banche, la situazione delle banche. Ora, un politico che vuole fare politica economica e sociale deve avere molto chiaro quali sono le grandi strumenti che sono cambiati e perché. Secondo punto, che cosa ha fatto sì che tutti questi strumenti cambiassero e oggi siano così poco definiti e compresi? Lo ha determinato una crisi economica che dura, mi viene da dire, da 40 anni, di cui pochissime persone hanno capito le origini. Le origini nascono negli anni 70 e sono legate a una serie di fattori che potrei sintetizzare in tre. Il primo, il nuovo ordine economico mondiale di Kissinger 1970-74. Andatevelo a leggere. Andatevi a leggere cosa c'è scritto negli obiettivi di Kissinger 1970, 72 e 74. Cambiare il mondo, creare degli organismi internazionali che determinano con nuovi sistemi la politica mondiale. Secondo punto fondamentale, ridurre il tasso di crescita della popolazione nel mondo occidentale. Bene,
La crisi economica che stiamo vivendo e di cui abbiamo capito relativamente poco è che se non capiamo con una buona diagnosi non possiamo fare una prognosi adeguata e quindi infatti vedete che da 10 anni si prendono decisioni completamente inadeguate. Questa nasce, questa crisi economica è collegata direttamente al crollo della natalità nel mondo occidentale. Vi faccio una domanda per chi è scettico su questo perché legge troppo il Corriere della Sera, Giovanni Sartori e compagnia bella. Vi siete mai domandati come fa a crescere il PIL in un'area economica matura se la popolazione decresce? Ripeto la domanda, come fa a crescere il prodotto interno lordo in un'area economica matura come l'Occidente, l'Europa, l'Italia, se la popolazione decresce? La risposta è esclusivamente attraverso la crescita dei consumi individuali. Per far crescere i consumi individuali abbiamo fatto una serie di azioni demenziali che hanno messo in discussione la nostra capacità economica. La prima, abbiamo distrutto il risparmio, abbiamo tradotto il risparmio in consumi. Negli anni 70-75 il risparmio degli italiani era il 27% del reddito. Oggi siamo intorno al 4-4.2. Ma non basta. Per poter far consumare abbiamo dovuto aumentare il potere d'acquisto degli italiani e degli europei. Cosa abbiamo fatto per farlo? Abbiamo delocalizzato in Asia le produzioni, quasi il 60% delle produzioni, per averle di ritorno a bassi prezzi, aumentando così il potere d'acquisto. Ma che cosa abbiamo fatto? Abbiamo deindustrializzato l'Occidente. Deindustrializzato l'Occidente. Non produciamo più da 20 anni, consumiamo. Oggi si domanda, dopo la crisi, ma perché i nostri figli non trovano posti di lavoro? Ma perché non si è investito in produttività e in crescita economica. Andiamo avanti. Per continuare a far consumare però di più, abbiamo fatto qualche cosa che è ancora peggio. Abbiamo fatto invecchiare la popolazione. Negli anni 70 le persone in pensione erano intorno al 10-12% della popolazione totale. Oggi siamo vicino al 30%. Cosa vuol dire l'invecchiamento della popolazione da un punto di vista economico? Vuol dire crescita dei costi fissi, soprattutto sanità e vecchiaia, e minor produzione. Voi sapete come abbiamo assorbito e pagato la crescita dei costi fissi dell'invecchiamento? Aumentando le tasse. Negli anni 70-75 il peso delle imposte in Italia era il 25%, oggi è il 53%. E aumentare le imposte progressivamente cosa fa? Erode la possibilità d'acquisto, la capacità d'acquisto, erode gli investimenti fatti dalle imprese. E l'ultimo passaggio che abbiamo fatto, il più demenziale di tutti, è per continuare a spingere una crescita economica che non stava in piedi, abbiamo fatto indebitare sempre di più le famiglie. Dal 1998 al 2008 la crescita del PIL americano è del 32% in 10 anni, il famoso 3,5% medio anno. Quando falliscono le banche, perché le famiglie portano i contratti di mutuo e le carte di credito nelle banche americane e dicono non pago, ci si rende conto che il 32% di crescita era fatto per l'85% a debito delle famiglie. Quindi il vero tasso di crescita del PIL americano in 10 anni, dal 98 al famoso 2008, non era del 32%, era del 4% in 10 anni. Cosa hanno fatto gli Stati Uniti? Hanno salvato le banche. Per salvare le banche hanno nazionalizzato il debito delle famiglie e hanno aumentato il debito dello Stato, che passa dal 62% del PIL del 1910 al 110% di un anno dopo. Allora, riflessione, siccome a noi italiani continuano a dire che abbiamo un alto debito pubblico, il più alto d'Europa,
In quel momento, nel 2011, la risposta mia e di altri fu: smettetela di dire che l'Italia ha un alto debito pubblico, perché il caso americano dimostra che tutti i debiti diventano debito pubblico. Lo diventano il debito delle famiglie, il debito delle imprese, il debito delle banche. I debiti sono quattro. I veri debiti di un sistema economico sono quattro: debito pubblico sovrano, le famiglie privato, le banche e le imprese. Se io sommo questi quattro debiti, l'Italia è vicino alla Germania. 12 mesi fa l'Italia aveva il 321% del PIL, la Germania 298, la Francia più dell'Italia 340 o 350, la Spagna 360, l'Inghilterra 480. Quindi basta dire che l'Italia è debole perché ha debito pubblico debole. È una stupidaggine che non sta né in cielo né in terra. Tutto diventa debito pubblico quando salta il sistema, e gli americani l'hanno dimostrato. Bene, adesso ci troviamo in una situazione da 5 anni che viene definita nel mondo economico deleveraging, sgonfiare questo grande debito. E qui la nomenclatura che ha fatto uscire gli inglesi dall'Europa, che cosa ha fatto? Ha creato una strategia di riduzione del debito che ha aumentato il dissesto economico, soprattutto per 3 classi di persone: i giovani, i maturi e gli anziani, chissà chi resta fuori. E ai giovani hanno fatto di tutto per impedire la crescita di posti di lavoro. La disoccupazione è aumentata, non è stata fatta nessuna politica di crescita di posti di lavoro. Alla media età che ancora lavora hanno sottratto il risparmio attraverso imposte, 0 remunerazione. Agli anziani hanno fatto pensare che verranno tagliati rapidamente il sostegno alla loro età, quindi sanità e pensioni. Ora vi rendete conto che sono state fatte delle politiche di deleveraging demenziali, ancora peggio di quelle fatte precedentemente e peggioranti ancora la situazione di crisi. Bene, oggi ci troviamo in una situazione in cui un governo forte potrebbe sicuramente fare qualcosa di importante, perché la vera paura in questo momento è a Francoforte. Che cosa farei io prendendo l'occasione di Brexit? Andrei a rinegoziare i parametri di Maastricht, soprattutto su 3 punti fondamentali. Il primo, gli aiuti agli Stati. Smettetela di dire no ad un aiuto di Stato se è contingente e relativo esclusivamente a investimenti. Secondo, emissioni degli Eurobonds. È sostanzialmente demenziale non poter fare l'Eurobonds. Terzo punto che è il più complesso, se volete. Ogni paese deve avere il diritto di fare una sua strategia di crescita del suo PIL in maniera indipendente e fuori dal controllo della nomenclatura europea. E l'Italia ha 2 vantaggi competitivi sugli altri paesi che nessuno si sogna. Abbiamo 50.000 imprese trainanti l'economia italiana che non fanno niente perché mancano di credito, di capitali spesso e di attenzione. E abbiamo un tasso di risparmio che è il più alto d'Europa. Il risparmio degli italiani è 5 volte il debito pubblico, la media europea è intorno al 2 volte. E l'Europa vuole che questo risparmio, invece di essere investito a rafforzare l'economia, sia tassato o messo a riduzione del cosiddetto debito pubblico, che è una farsa, conseguentemente. I casi sono 2, o sappiamo reagire entro fine anno, o noi diventeremo veramente una provincia dell'impero tedesco. E questa non è una barzelletta, questa non è una battuta politica, è la realtà, che non si dice sui giornali, nelle interviste che fanno gli economisti, i banchieri, ma si dice in circoli chiusi, a tu per tu, a più persone. Lo sappiamo che questa è quello che succederà. Bene, io concludo. Concludo con un simbolo, una battuta simbolo. Per rifare il nostro paese bisogna riuscire a risolvere una particolarissima soluzione che io adesso dipingo con una battuta. L'uomo
dal punto di vista economico, ognuno di noi, ogni persona, ha tre dimensioni economiche. Ognuno di noi è produttore di reddito, consumatore e risparmiatore, investitore. Ognuno di noi, in un'età matura in cui è in grado di produrre reddito. Che cos'è successo che noi dobbiamo ricostituire per governare il paese, per il bene comune? Questi tre anime si sono rotte, sono entrate in conflitto. Per spiegarvelo, vi faccio il caso dell'operaio Fiat. Fino al 2000 l'operaio Fiat lavorava in Fiat, guadagnava lo stipendio dalla Fiat, comprava la Fiat Punto e investiva i suoi risparmi, se li aveva, nei titoli Fiat. 10 anni dopo, l'operaio Fiat lavora ancora in Fiat, compra la Toyota e investe nella Toyota. Allora, che noi abbiamo spaccato le tre anime dell'uomo economico, che devono essere in equilibrio, che è l'uomo che produce reddito, ma per produrre reddito, l'impresa dove produce reddito deve permettere di produrre reddito, deve essere competitiva e deve aver bisogno di manodopera. Consuma e sceglie. Sceglie quello che per lui è più opportuno. Investe e investe dove gli dà il maggior rendimento. Noi abbiamo squilibrato durante il periodo cosiddetto di globalizzazione, con una crescita economica falsata, il caso degli Stati Uniti, ma questo vale per tutta l'Europa. Abbiamo dichiarato dei tassi di crescita falsati, falsi, completamente falsi, e conseguentemente ogni valore creato in questi periodi è falso. Ecco perché bisogna sgonfiarlo, ma ognuno se lo vuole sgonfiare per conto suo. Non si accettano le regole del gioco. Noi dobbiamo ricostituire le tre anime dell'uomo economico. Per farlo noi dobbiamo attuare, attraverso quei tre sistemi che dobbiamo negoziare assolutamente con Maastricht, dobbiamo tornare a proteggere a breve le nostre imprese, che hanno bisogno di essere protette per ricostituire il capitale e i vantaggi competitivi necessari. Ma non parlo di imprese statalmente utili, parlo di imprese che competono con mondi che hanno capacità competitive incivili. E conseguentemente non è vera competizione. Noi dobbiamo riportare. Gli Stati Uniti negli ultimi 2 anni hanno riportato in patria il 25% delle produzioni delocalizzate. Come l'hanno fatto? Grazie al loro vero grande vantaggio competitivo, la tecnologia. Tenete conto che l'Asia sta vedendo aumentare i prezzi, i costi, perché evidentemente deve pagare salari per dare capacità di acquisto, perché l'Asia deve rimpatriare il 50-60% di quello che era prima esportazione. Grazie.